Ringrazio molto Carlo Altini per questa introduzione che oltre a essere diciamo, affettuosa è anche molto puntuale perché effettivamente di questo si tratta e ho avuto in questi giorni il piacere di incontrarmi con eh, diciamo, gli allievi della Fondazione San Carlo intesa come grande madre di tante iniziative, anche questa eh, diciamo, pubblica. E, eh, mh, Dico che ho avuto questo piacere di incontrarmi con questi dottorandi, con questi specializzandi, perché effettivamente eh, proprio da, eh, da eh, questo dialogo credo si possa no, trarre diciamo, spunti per riregistrare le nostre eh, così, eh, idee, eh, considerazioni. Sul rapporto tra eh, letteratura e cultura visuale, ma anche diciamo, molto più eh, ambiziosamente tra letteratura e anche figure del pensiero. Eh, il titolo che ho scelto per questa, mh, eh, per questa diciamo, conversazione è, diciamo, è composto da due parti come vedete. La prima è un atto di ibris che bisognerebbe evitare di fare in pubblico perché nessuno può fare il punto o pretendere di fare il punto sui rapporti fra letteratura e cultura visuale, soprattutto in un momento magmatico, ha ragione Altini quando diceva siamo in una fase di redefinizione. Innanzitutto, di che cosa è cultura visuale rispetto alle tradizioni diciamo, eh, di studio dell'immagine, che evidentemente eh, in alcuni casi possono esprimere addirittura una irritazione nei confronti della parola cultura visuale, perché si preferiscono altre definizioni molto più solide accademicamente anche dal punto di vista delle discipline, come la storia dell'arte piuttosto che l'iconologia, piuttosto che l'antropologia dell'immagine. E quindi ci muoviamo già su un territorio abbastanza complicato. Non parliamo poi se eh, sull'altra versante diciamo, di questa india dice la parola letteratura, anch'essa soggetta oggi ad una ricontrattazione radicale su che cosa si possa o si debba intendere per letteratura. Ancora più grave è pretendere di mettere una E come se niente fosse fra le due cose e una e che è che eh, eh, certamente una congiunzione, ma è anche il eh, sintomo di uno scontro eh, più che di un incontro, come cercherò di eh, argomentare nelle, eh, eh, nelle considerazioni che seguono. Ma potrebbe anche altrettanto legittimamente, questa è l'idea per esempio che abbiamo praticato in questo seminario con i dottorandi, diventare una E con l'accento, e quindi letteratura e cultura visuale, che chiaramente è una posizione provocatoria sia per i letterati che per chi si occupa di immagini. Per fortuna eh, eh, non c'è solo la prima parte del titolo, c'è anche la seconda parte del titolo, che invece è molto più modesta, molto più banale e probabilmente anche più. Eh, presentabile eh, ad un pubblico eh, che si intratterrà eh, per un'oretta, diciamo, non più di tanto. E cioè, io proverò stasera molto banalmente a fare un catalogo dei problemi che abbiamo davanti quando vogliamo riconsiderare il rapporto, ripeto, conflittuale tra letteratura e cultura visuale, tra letteratura e immagine. Va chiarito che. Mi ostino ad usare la parola cultura visuale semplicemente perché penso, esattamente con i grandi maestri che lui Altini citava, cioè Belting, Bredekamp, eh, Tom Mitchell, eh, Gottfried Boehm, eh, penso che eh, sia assolutamente necessaria una eh, riscoperta dell'immagine che non tenga più semplicemente conto dell'immagine d'arte. Tanto per cominciare, che quindi sia giusto eh, percorrere la strada che in Germania va sotto eh, diciamo l'etichetta di Bildwissenschaft, cioè di scienza dell'immagine, e dunque occuparsi di immagini di altro tipo e non semplicemente delle immagini d'arte, e ancor più credo, e eh, in questo ripeto sono confortato da maestri assoluti come quelli appena citati che la questione dell'immagine non va più eh, utilizzata e considerata soltanto come se ci fossero soltanto le immagini, ma dentro la parola cultura visuale, è un tema che abbiamo sviluppato proprio in queste lezioni con eh, i dottorandi e gli specializzanti, dobbiamo, eh, come si dice, eh, rimettere, eh, 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 introdurre altre varianti, tanto per cominciare la questione dello sguardo, che è ineludibile persino per la storia dell'arte tradizionale, per intenderci, e dall'altro lato anche la questione dei dispositivi eh, della visione, quelli che possiamo chiamare qualche volta dispositivi ottici, qualche volta possiamo chiamare media, ad ogni modo dei supporti che eh, in, in qualche modo. Tradiscono nel doppio senso del, del termine l'immagine. Se si parla di cultura visuale, si parla di un complesso interplay fra questi, almeno fra questi elementi. Altrimenti si fa un altro mestiere, si fa la storia dell'arte piuttosto, piuttosto che la storia dei media, o anche la psicologia dello sguardo eh, in termini più o meno dichiaratamente psicoanalitici. In realtà, la presunzione l'Ubris della cultura visuale così come si sta costituendo dal punto di vista anche disciplinare, in altri paesi esiste, esistono dei corsi di laurea, esistono delle intere facoltà, dei dipartimenti che girano intorno al tema visual culture o e o sul versante europeo, build wissenschaft, dimostrano che eh, la, eh, il tentativo è quello di appunto tenere insieme queste questi ambiti. Cosa che, capite bene, anche eh, rende estremamente eh, problematico eh, eh, diciamo, la prima parte del mio titolo, perché non soltanto abbiamo a che fare con la letteratura e con le immagini, ma con la letteratura degli sguardi, con la letteratura dei dispositivi. E quindi. Dovremmo diciamo, dedicare molto tempo. Tuttavia io stasera voglio fare un lavoro invece preliminare, preparatorio, cercare di fare il punto della situazione, vedere un pochettino quando un letterato comincia ad affrontare questo mondo che cosa deve tenere eh, d'occhio, diciamo, eh, che cosa deve utilizzare come strumentazione di base, non come quindi, teoresi già matura e, 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 e completa. E mh, se partiamo dal principio che eh, abbiamo a che fare con un eh, territorio di contesa più che con un territorio di intesa fra letteratura e cultura visuale, io credo che volendo andare a ridurre, a semplificare il più possibile, eh, bisogna tener conto sostanzialmente di quattro grandi contenitori. Chi si occupa di letteratura oggi con una particolare attenzione, per il visuale comunque lo si voglia intendere, non a caso scrivo molto più modestamente letteratura e arti figurative perché ci permette di delimitare il più possibile il nostro campo, d'altronde l'idea è quella di capire quali sono gli strumenti di base, non capire qual è poi lo scenario teoretico finale in cui bisognerà poi fare una grande diciamo, riflessione teorica sulla letteratura e la cultura visuale. Io credo che alla fine eh, gli strumenti, il, eh, il kit iniziale di, un, eh, eh, di uno studioso di letteratura, di letterature comparate, eh, si possa articolare in quattro grandi cassetti. E questi cassetti sono quelli che leggete lì: sono la questione del doppio talento, sulla quale ci soffermeremo, eh, sia pure molto velocemente, la questione dell'ecfrasis, cioè la descrizione delle opere d'arte, della descrizione verbale di una rappresentazione visuale, la questione altrettanto importante delle forme miste che invadono costantemente, sempre più, si potrebbe dire, il mercato editoriale se così possiamo eh, esprimerci. E la questione, certamente teoreticamente più rilevante, almeno dal mio punto di vista, che è la eh, questione delle omologie tra il verbale e il visuale e tra i prodotti verbali e i prodotti visuali. Ovviamente si tratta di semplificazioni, giusto per cominciare a intenderci su quali possono essere i campi di ricerca e l'obiettivo di questa mia conversazione è semplicemente segnalarvi la ricchezza e il fascino di questi quattro contenitori. Fascino e anche ineludibilità per chi si occupa di letteratura, perché è assolutamente evidente, almeno chi vi parla pensa che eh, non è più eludibile oggi e non lo è stato mai, il, eh, la necessità di tematizzare il rapporto fra eh, eh, testualità e immagine, soprattutto dopo la sbornia di testualità che diventa una vera e propria testolatria alla quale ci siamo abituati diciamo, nella nostra formazione naturale, diciamo, nella nostra ermeneutica novecentesca e a fronte del fatto che ci troviamo di fronte ad una vera e propria, un vero e proprio analfabetismo visuale diffuso che si vede anche nelle nostre istituzioni, nelle nostre, le, le nostre diciamo, attività accademiche, per cui pensiamo ancora oggi, permettetemi di fare per un minuto il preside di una facoltà di scienze della formazione in cui si ritiene che per insegnare a dei bambini... Ci vogliono 19 materie che hanno a che fare con la testualità e una sola, per giunta con una suppenza un po' claudicante, che ha a che fare con la visualità. C'è qualcosa che non funziona evidentemente in questo sistema, poi non lamentiamoci che in Francia cancellano le cattedre di storia dell'arte e che in Italia siano, rimesse, siano messe molto male, persino della storia dell'arte tradizionale, figuriamoci poi altri scenari. Detto questo, credo che ci troviamo di fronte ad una necessità... Eh, da un lato teorica ma dall'altro storica. Certo eh, è un territorio particolarmente difficile, un territorio conteso, un territorio che come vedete dalle citazioni che vi ho eh, così elencato velocemente Ovviamente non mi potrò soffermare in ognuna delle cose che troverete scritte, che spero siano soltanto per voi delle suggestioni, dei, dei suggerimenti di, 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 di riflessione. È chiaro che ci troviamo di fronte ad un eh, appunto, eh, terreno molto contestato eh, ed è contestato nel senso di conteso fra appunto, il, la dimensione verbale e la dimensione testuale. Mi piace sempre citare una frase appunto di Tom Mitchell che è certamente uno dei maestri della cultura visuale contemporanea, quando, queste due frasi che secondo me un po' danno il, il, il tono diciamo, di quello che andremo dicendo poi, e cioè certamente siamo in un'epoca in cui è giunta a maturità la convinzione che il problema immagine-testo non è più eludibile né per i letterati né per chi si occupa di immagini. E che, come si legge lì, non si tratta di qualche cosa, diciamo, di costruito tra le arti, i media, eccetera, eccetera, ma eh, del rendersi conto che eh, qui non è in gioco la multimedialità o simili amenità diciamo che riempiono eh, i corsi universitari, quanto il fatto che tutte le forme di espressione sono forme di espressione miste. La tesi di Mitchell è che non esiste se non. Qualche cosa che lui chiama cerca in tutti i modi di trovare una formula comprensibile e anche vendibile, image barra test. E effettivamente di questo si tratta, cioè dobbiamo entrare in un'ottica in cui sappiamo di avere sempre a che fare con prodotti spuri, con prodotti misti. Il compito del teorico è quello di capire in che cosa consiste questa mistura e come si può diciamo, gestire e studiare. Michel è un personaggio interessante non soltanto perché accademicamente lui viene dalla letteratura e non è un caso che abbia questa sensibilità, eh, Michel è un personaggio molto interessante perché non tralascia mai di dare un senso concreto, diciamo politico, se mi permettete l'uso un po' improprio di questa parola, ai ragionamenti che fa e quando parla per esempio di rapporto tra testo e immagine, fra verbale e visuale, richiama, come vedete nella citazione più sotto, una, un volto con una, cioè una, una doppia faccia, da un lato qualcuno che ha un bavaglio sulla bocca, dall'altro uno che ha dei, una benda sugli occhi. E insiste molto sul fatto che quasi sempre il rapporto tra testo ed immagine non è un... Appunto, un un idillio, un felice matrimonio. È interessante questa frase della Langer che dice: Non ci sono matrimoni riusciti nelle arti, ma soltanto diciamo, violenze sessuali più o meno riuscite. E eh, Mitchell, che invece è molto attento, diciamo, allo scenario anche politico nel quale si muove, è sempre molto critico rispetto, diciamo, alle scelte politiche degli Stati Uniti d'America, almeno nell'era Bush, dice, guardate che eh, eh, chiederò di tenere a mente questa doppia immagine del volto imbavagliato e bendato come emblema schematico della vittima torturata resa inerme e anonima, è chiaro l'allusione, diciamo, alle torture eh, di Abu Ghraib, ma servono a spiegare il rapporto che c'è tra eh, diciamo, il verbale e il visuale. C'è qualcuno che soffre in questo rapporto normalmente e soffre nel senso che gli tappano la bocca o gli chiudono gli occhi per intenderci. Ma al di là di queste diciamo questioni di contesto, eh, adesso eh, diciamo andiamo ai nostri quattro contenitori, a quello che secondo me è il compito che abbiamo di fronte, almeno come letterati. Il primo ambito è certamente quello eh, forse più semplice da certi punti di vista, ma meno pensato e meno teorizzato e meno studiato in assoluto, paradossalmente, se non in eh, libri stucchevoli in cui si fa vedere quanti autori eh, della letteratura e dell'arte dell contemporanea eh, possano rivendicare un doppio talento e quindi siano perfettamente pittori quanto sono poeti e poeti quanto sono pittori. Evidentemente eh, stucchevole non soltanto diciamo la produzione eh, su, che mette insieme appunto bellissimi album, ma è anche un po' stucchevole l'idea che appunto eh, eh, ci possano essere pittori e poeti come se non ci fossimo accorti che l'arte contemporanea e la diciamo, esperienza artistica contemporanea è fatta invece di questi, di questi doppi talenti. Certo, se andiamo indietro continuiamo a meravigliarci di figure straordinarie, che ne so, William Blake piuttosto che Dante Gabriele Rossetti e via discorrendo. La questione, però, non è tanto fare l'elenco e fare eh, diciamo, la storia di queste, di queste intersezioni. La questione è cercare di capire che cosa succede, come funziona la macchina della doppelbegabung chiedo scusa già il fatto stesso che ci siano 5, 4, 3, 2, 7 parole eh, per indicare uno stesso fenomeno e che corrispondono a fatti culturali e a contesti culturali diversi dimostra quanto poco ancora ci intendiamo eh, quando parliamo di doppio talento e allora i tedeschi per esempio spingono su questo pedale del doppio talento in senso stretto parlano di doppelbegabung gli italiani hanno grande difficoltà perché se scrivete doppio talento in un saggio di letteratura Insomma, qualcuno intuisce che c'è qualcosa che, diciamo, che li riguarda, ma non è che proprio sia una... Mentre per esempio in ambito anglosassone si parla molto più spesso di double works, cioè di opere doppie, di, eh, ci si concentra sul prodotto piuttosto che sul, sul talento. Questo la dice lunga di quanto ancora ci sia da teorizzare in questo ambito. Per fare soltanto una breve, eh, velocissima rassegna però dei problemi che è questa indagine su doppio talento cioè su figure di, di eh, scrittori pittori, pittori, scrittori e mi limito ovviamente soltanto al figurativo e al verbale cioè all'immagine e al testo ma ovviamente è chiaro che la situazione è sempre molto più complessa, soprattutto nel contesto dell'arte e della produzione artistica moderna e beh, certamente dobbiamo concentrarci su alcuni aspetti ancora per gran parte tutti da studiare soltanto uno di questi aspetti ha assunto un, così, una dimensione accademica, disciplinare, abbastanza, abbastanza così, autonoma, significativa e mi riferisco al lavoro diciamo, sulla, eh, eh, diciamo, di critica genetica, coloro che studiano eh, nei manoscritti la concrescenza diciamo, di fatti visivi e fatti, e fatti visuali. C'è un gruppo di ricerca della Biblioteca Nazionale che poi ha anche altre ricadute, Biblioteca Nazionale di Francia intendo in cui appunto si lavora sui manoscritti mettete di Zola e si capisce che Zola era uno che quando scriveva nel frattempo disegnava e quindi diciamo eh, cogliere questo aspetto diciamo genetico della sua opera è assolutamente essenziale in una prospettiva appunto di critica genetica ma vediamo un po' invece eh, tutto ciò che invece è sparso e che ancora non ha raggiunto una sua consistenza disciplinare ed accademica da un lato c'è la cosiddetta produzione doppia, ci sono delle figure eh, straordinarie nella storia della cultura, una sorta di piccolo controcanone, cioè gente che poi è caduta ai margini del canone, proprio eh, per questo motivo, o un pezzo della sua identità è caduta ai margini del canone, ma poteva non andare così. Questo vedete qui per esempio è un quadro di Stifter, di Adalbert Stifter, quindi stiamo parlando di una delle glorie assolute. Della eh, eh, letteratura austriaca, il quale era straordinario scrittore, ma come dicono appunto eh, le storie della letteratura, mediocre e insignificante pittore. Sarà pure vero che è un mediocre e insignificante pittore: il problema però di un teorico della letteratura non è mettere dei punti 10 eh, al, allo scrittore, 6 e mezzo al, al pittore, quanto capire perché questo signore ritenesse per tutta la vita di dover accompagnare la sua attività eh, pittorica e di, eh, e la sua attività letteraria con l'attività di pittore. Con risultati sui quali si può discutere a lungo, ma il problema, ripeto, non è quello di dare diciamo, delle, delle votazioni, ma di cercare di capire perché queste cose accadono. E accadono eh, a moltissimi livelli e se per esempio. Diciamo, siamo, potremmo essere tutti d'accordo a dire che eh, i quadri di Stifter effettivamente insomma, sono quello che sono, hanno dei limiti formali, eccetera, 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 e quando poi invece incontriamo l'esperienza pittorica di Victor Hugo, che certamente nessuno discuterà qui dentro essere uno dei grandi della letteratura di tutti i tempi, ci rendiamo conto invece che abbiamo a che fare con un pittore che solo casualmente... Non è finito nel grande canone della pittura contemporanea, soffocato certamente dalla fama del, dello scrittore. Questa macchia di Victor Hugo, come capite bene, adesso non mi posso soffermare su ogni immagine, se la gioca abbondantemente, con, eh, anche da un punto di vista pur, puramente così contestuale, eh, il momento in cui viene prodotta, per intenderci, in una Francia che sta rinnovando la visione della pittura tout court. Se la gioca certamente con i grandi sperimentalismi dell'epoca, forse in alcuni casi li scavalca addirittura a sinistra. E allora, che cosa sono queste macchie eh, di Vittorio Hugo? Oltre ai innumerevoli quadri e disegni che ancora oggi si possono visitare se uno va a vedere la casa di Vittorio Hugo, li vede. E naturalmente eh, la questione si complica quando invece di eh, vedere disequilibri assoluti, grandissimo scrittore, pessimo. Pittore si vedono equilibri assoluti, è il caso di Levi, del quale dimentichiamo eh, la produzione pittorica eh, semplicemente perché la vogliamo dimenticare, ma che eh, invece eh, eh, è molto più facilmente assimilabile nell'equilibrio eh, cioè nell tra pittore e, e, e poeta o il caso di Harry Miller, altro caso emblematico di un disperato inseguimento di un altro sistema formale. E altrettanto equilibrato diciamo, rispetto alla scrittura. Vi chiedo scusa per questi giudizi un po' tranchant, come se stessimo parlando di figure così eh, di secondo momento e della letteratura e della pittura. Ma voglio soltanto diciamo, porvi eh, i problemi che ci sono evidentemente dietro. Altra questione che eh, eh, chiaramente impegna. Il teorico della letteratura, lo studio di letterature comparate, è invece appunto quello che abbiamo definito e che possiamo definire concrescenza genetica tra testo ed immagine. Ci sono degli autori quello che vedete è un manoscritto di Gottfried Keller. Che per tutta la vita rimase in dubbio se fare il pittore o fare lo scrittore, molti di noi lo conoscono come il grande autore di Enrico il Verde, eccetera. Ma se uno va a vedere come sta succedendo e come succede i manoscritti di Gottfried Keller, conservati adesso a Zurigo, si rende conto che ci troviamo di fronte ad una strategia di concrescenza genetica dei due media: nel senso che non c'è pagina che non sia invasa da disegni e viceversa, e che l'indecisione diciamo, Sociale di Keller, molto ha a che fare anche con la produzione artistica di Keller. E in questa ottica, ed è diciamo, quella che, come vi dicevo, ha più eh, credibilità accademica oggi, eh, la critica genetica ha prodotto mh, opere eh, molto significative. Giustamente, Filippa Mon, che è uno di questi protagonisti, parla di Image dans la fabrique, dove dice, signori, qua ci dobbiamo capire. Eh, queste immagini sono eh, eh, come si dice, eh, il, il nucleo più profondo e più vero della produzione eh, diciamo letteraria. Questo discorso vale per Gottfried Keller, vale per i manoscritti e per i disegnini a margine di Friedrich Hölderlin. Stiamo parlando in questo caso di un testo straordinariamente importante per la poetologia tedesca e per la letteratura tedesca Tucour, che è il testo sul eh, diciamo, modo di procedere dello spirito poetico, un testo ermetico di difficile interpretazione e continuerà a rimanerlo fino a quando non ci renderemo conto che dobbiamo interpretare queste orbite eccentriche per dirla con Olderlin ai margini del manoscritto. Ho eh, assolutamente centrale è la questione dei disegni a margine dei manoscritti di Kafka, opere che hanno una loro diciamo, eh, icasticità assoluta nella storia della pittura eh, del Novecento, eh, tutti riconoscerete questi disegni e però forse non tutti riflettono sul fatto che qui ci troviamo di fronte ad uno schema diciamo di astrazione e di riflessione sulla figura umana che non ha nulla da invidiare a Egon Schiele no? piuttosto che ad altri autori. Purtroppo eh, la nostra, eh, diciamo, il nostro analfabetismo pittorico ha fatto sì per esempio che Max Brod che, al quale dobbiamo tutta l'opera di Kafka e quindi non ne possiamo parlare male, ma eh, ritagliasse per esempio questi disegnini dai manoscritti li mettesse tutti da una parte, e oggi è difficile capire dove erano messi e che cosa, vogliono, eh, e che cosa dicono in più rispetto al testo di Kafka. Ma eh, ci sono alcuni tentativi, e tutto ancora da, eh, da rivedere. Questo, eh, questo tema: l'ulteriore campo di indagine che chi si mette a occuparsi di doppio talento deve tenere presente o comunque di figure di pittori poeti per essere diciamo semplificatori è il fatto che eh, nella stragrande maggioranza dei casi non soltanto si assiste ad una concrescenza genetica ma a vere e proprie strategie di Risposta reciproca del testo rispetto all'immagine e dell'immagine rispetto al testo. Uno dei casi più eclatanti della letteratura tedesca moderna è il caso di Günter Grass. Günter Grass utilizza quella che per lui è una vera e propria eh, come si può dire, vocazione. Günter Grass studia all'Accademia der Kunst, di Düsseldorf, è incisore a tutti gli effetti, prima di essere ovviamente il grande scrittore che tutti conosciamo. E eh, l'uso che lui fa dell'immagine è un uso, eh, come si potrebbe dire, quasi di eh, ermeneutica, eh, di critica-commento alle cose che scrive. Paradossalmente al 99, nel 99% dei casi, chiedo scusa, ripeto sempre per le semplificazioni, ciò che fa nel, nell'immagine è un commento a ciò che ha fatto nel testo. E quindi una sorta di ermeneutica, diciamo, militante, costante, che svela. Cose del testo, eh, qui eh, eh, si parla della sua straordinaria metafora della lumaca e da questo disegno non soltanto comprendiamo che la lumaca ha due teste, c'è cioè una doppiezza, ma che la lumaca è l'occhio del signor Quintergrass e si potrebbe continuare per ore, evidentemente. L'ultimo campo che è tutt'altro che irrilevante e che merita in qualche modo una riflessione teorica che va fatta. E il tema dell'autorrappresentazione. Quello che vedete qui è un disegno in cui eh, eh, Eta Hoffman, quindi uno dei grandi del romanticismo tedesco, si autorrappresenta come un suo personaggio, che è il famoso Chrysler, che è un personaggio importante per la storia della musica, per la filosofia diciamo, della follia che attraversa l'opera di Hoffman, e tutte le trascrizioni diciamo, autobiografiche, tutte le autorrappresentazioni di... Di eh, Eta Hoffman sono tutte giocate con personaggi del tipo di Chrysler. Questo tema dell'autorappresentazione è certamente un'altra componente che va ordinata in un sistema, diciamo, della riflessione tra eh, letteratura e arti figurative, tra letteratura e cultura visuale. Eh, gli esempi si potrebbero, eh, come si dice, moltiplicare all'infinito moltissimi autori ritengono di doversi autorrappresentare o semplicemente facendo autoritratti, che già non è uno scherzo, come capite, dal punto di vista filosofico dell'interpretazione, ma eh, molto spesso facendo personaggi che hanno carattere di autoritratto. Il caso di Hoffman è uno dei più potenti, diciamo, nella storia della letteratura, lascio questo cassetto diciamo e ne apro un altro che è ancora più complicato e soprattutto più complicato dal fatto che è evidentemente è al cuore del dibattito teorico di questi ultimi anni, per cui adesso qui veramente sarò assolutamente tranchant facendo finta che è tutto molto semplice, non è affatto semplice. Perché il pensiero, diciamo, del punto più eh, eh, cruciale del rapporto fra testo e immagine, fra verbalità e visualità, cioè il tema dell'ecfasis, della descrizione, è stato oggetto negli ultimi decenni di studi molto seri e appassionanti che hanno modificato in alcuni casi radicalmente il nostro modo di vedere la letteratura. Il, parlo da germanista, eh, non si capisce nulla dell'età di Goethe nella nuova interpretazione che dell'età di Goethe è stata data se non a partire dalla questione dell'ecfrasis, non soltanto perché la stragrande maggioranza degli scrittori eh, della Goethe Zeit, Goethe in testa ovviamente, eh, producono ecfrasis straordinarie, ma producono una riflessione sulla descrizione e sull'ecfrasis di livello altissimo. Per cui da dove si prende-prende, la questione della Goethe Zeit passa dalla questione dell'Ecfrasis. Tutte le edizioni critiche, quindi anche proprio ricadute istituzionali molto forti, dei grandi della letteratura tedesca, oggi sono totalmente eh, diciamo, attraversati da questa diciamo, luce della Kunstbeschreibung che è diventata una si potrebbe dire addirittura una moda accademica per certi versi, i cui protagonisti citavamo in alcuni casi poco fa, aggiungerei Norbert Miller, Ernst Osterkamp, Helmut Fotenauer e in Italia per esempio il compianto Giorgio Cusatelli e altri Paolo Chiarini, eccetera, che hanno riscritto la storia della Goethe Zeit attraverso la questione del rapporto verbale visuale. E che ha permesso evidentemente di illuminare tutta una sezione del sapere tedesco. Eh, ma parlo, di, parlo dei tedeschi semplicemente perché sono quelli che conosco, ma la questione si può estendere evidentemente a tutti gli ambiti culturali, con maggiore o minore potenza, per esempio, in questo momento la produzione sulla sull'ecfrasis, sulla descrizione delle opere d'arte in ambito, per esempio, ruslavista, russista, è molto, molto vivace, con produzioni straordinariamente interessanti, ma lo stesso è stato fatto in area anglosassone e via discorrendo. Certamente eh, ci troviamo di fronte ad, una, eh, eh, diciamo, eh, ad un passaggio epocale dove invece la produzione teorica è stata molto alta, anche in Italia se pensate che autori come Mengaldo, piuttosto che Segre, piuttosto che Eco, si sono esercitati sul tema dell'ecfrasis, certo, eh, con tutto il rispetto ovviamente per queste esperienze di altissimo livello, un po' diciamo, arretrati sul tema e sullo slancio diciamo, della semiotica post-lessinghiana, l'azione... Eh, le arti del tempo le arti dello spazio c'è cioè tutto ancora diciamo, chiuso all'interno di una logica puramente così semiotica e dico lessigliana non a caso perché riferisco all'Auconte di Lessing e però ripeto anche in Italia ci sono interventi di altissimo livello che mostrano anche un certo imbarazzo nei confronti di questo oggetto se pensate che Umberto Eco che chiaramente non devo presentare in questa sede Scrive delle cose interessanti sull'ecfrasis eh, e poi devia però in direzione dell'ipotiposi, cioè della descrizione tucur, eh, in un testo che è raccolto nei saggi sulla letteratura e poi nasconde nel web, in, nella rivista Il Golem, una, un upgrade di questo studio in cui fa altre considerazioni, insomma eh, dà proprio la sensazione di, eh, eh, di, che ci sta lavorando e che ha anche difficoltà diciamo, a mh, eh, mettere in chiaro mettere in chiaro alcuni passaggi. Se ha difficoltà Umberto Eco vi lascio immaginare che difficoltà abbiamo noi comuni mortali nel mettere ordine in questo eh, mondo. Sicuramente, sicuramente eh, alcune scelte di scuola americana sono state molto eh, diciamo vincenti e molto convincenti. Per esempio, gli americani, mi riferisco a gente come Heffernan, come lo stesso Mitchell naturalmente e altri autori importanti, eh, hanno molto insistito sulla distinzione fra ecfasis mimetica ed ecfasis nozionale, cioè la descrizione di opere d'arte realmente esistenti che sono quindi un certo tipo di eh, ragionamento, rappresentazioni verbali di una rappresentazione visuale reale, mediale, che esiste nella storia dell'arte, ed ecfasis nozionale, cioè l'ecfasis che costruisce il proprio oggetto e che diciamo inventa quadri eh, che non esistono nella storia della eh, pittura mi limito ai quadri ma ovviamente tutto può essere steso agli altri, agli altri eh, media eh, chiaramente. Ebbene eh, è chiaro che eh, la distinzione, anche questa abbastanza stucchevole, eh, 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 può essere utile per orientare il discorso. Ed è del tutto insufficiente quando ci troviamo di fronte a storie eh, straordinarie nella storia della descrizione diciamo, delle opere d'arte, per esempio, a cominciare dal testo fondativo dell'Ecfrasis, cioè le Icones di Filostrato. E provate a decidere se si tratta di quadri reali o di quadri inventati dal retore che decide di esercitare le proprie capacità retoriche a partire da quadri che sono tutti inventati. Naturalmente nel caso di Filostrato si sostiene che probabilmente ci fosse una galleria napoletana in cui queste, questi quadri c'erano. La verità è che è difficile, è indecidibile e probabilmente non pertinente la domanda. La cosa diventa ancora più interessante quando poi si scopre però. Che, pur non esi che, che esistano meno questi quadri e che Filostrato descriva o non descriva opere reali, c'è tutta una filologia molto seria che cerca di fare vedere come è probabile che queste opere esistessero, perché abbiamo dei vasi che ci rappresentano cose che poi in qualche modo finiscono in questi quadri. Ad ogni modo la storia combina, diciamo, ha uh, delle furbizie che i teorici non hanno, perché mentre Filostrato può essere che non è mai esistito, diciamo, non è mai esistita la. La, la collezione di quadri, in realtà poi ci sono una serie di ricadute figurative di Filostrato, per intenderci da Mantegna fino agli allievi di Goethe, a Moritz von Schwind, che poi ricreano le opere d'arte sulla base della descrizione. Allora, mimetico nozionale è un, un modo per affrontare la questione, molto serio, che si potrebbe diciamo, discutere, ma eh, evidentemente sono più problemi che crea che quelli che, eh, che toglie. Lo stesso discorso nasce eh, se andiamo a fare un'analisi eh, dettagliata anche semplicemente della cosa che in questo schema è la più stupida di tutte, cioè la posizione nel testo. Un'ecfrasis in un incipit dice determinate cose, un'ecfrasis nel centro di un testo dice un'altra cosa, un'ecfrasis alla fine dice un'altra cosa. La stessa ecfrasis all'inizio e alla fine, mi riferisco alla grande tradizione per esempio del Bildungsroman tedesco, Dice cose completamente diverse dal punto di vista dell'inscatolamento del fenomeno letterario in un fenomeno eh, visuale. E poi c'è il grande problema, quello a cui alludevo eh, parlando di Eco: eh, eh, il problema di pensare una Kunstbeschreibung, cioè una descrizione delle opere d'arte, dall'arte dall della descrizione, cioè dell'ipotiposi classica e della descrizione tout court anche di non opere d'arte. Devo ovviamente eh, eh, andare avanti e eh, faccio diciamo, alcune proposte che ovviamente non posso discutere in questa sede, ma così le, ve le presento diciamo, come ipotesi di lavoro. È assolutamente evidente però che la grande maggioranza degli studiosi converge su eh, alcune forme eh, strategiche di Ecfrasis Ve ne commento soltanto due molto velocemente eh, che come vedete producono accaduta, forse non riuscite neanche a leggerlo ma è meglio così perché così non, non vi fissate su, una singola, su un singolo oggetto, ma il titolo di questa, di questa sezione è Forme di dinamizzazione. È chiaro che l'ecfrasis costruisce il proprio discorso soprattutto eh, eh, con forme di dinamizzazione delle immagini. Dinamizzazione delle immagini è uno degli aspetti, è uno degli aspetti. Pensate per esempio alle grandi ecfrasis che hanno fondato la storia dell'arte moderna, l'ekphrasis dell'Auconte. Moltissime ekphrasis dell'Auconte dinamizzano la scena, cogliendo il fatto fondamentale spiegato da Lessing, che ci troviamo di fronte ad un momento congelato dell'azione, un momento irripetibile, l'unico che poteva essere scelto per essere definitivamente parlante e dare allo stesso tempo spazio alla fantasia di immaginare il dopo e il prima: del momento in cui appunto i serpenti si mangiano Laucoonte e i suoi figli. E però eh, la stragrande maggioranza delle descrizioni eh, di, eh, del dell'Aucoonte lavorano sulla dinamizzazione delle immagini nel senso che la scena dell'Aucoonte viene narrativizzata e diventa una scena teatrale. Una delle più importanti, naturalmente, manca a dirla, è quella di Goethe: che ne fa addirittura proprio una, una vera e propria drammaturgia, un teatro. Al punto da dire che l'ultimo dei figli, il figlio, il figlio maggiore, probabilmente adesso si libererà il piede e riuscirà a scappare ad andarsene. Rappresenta il futuro. Di quello che invece è una scena luttuosa, tragica, come poche nella storia, storia dell'arte. Eh, ma se fosse soltanto la dinamizzazione delle immagini, saremmo a posto, nel senso che avrebbe ragione alla fine Lessing con il suo Conte e tutto il problema del rapporto fra azione e spazio. Fra eh, tempo e spazio, e, 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 e lì finiamo. La verità è che, in uno studio approfondito delle forme di dinamizzazione, ci si rende conto che le forme di dinamizzazione vanno ben al di là della questione delle immagini. Per esempio, coinvolgono radicalmente il processo compositivo delle immagini. Se prendete. Per esempio, le descrizioni della galleria di Düsseldorf, dove ci sono questi Rubens di Heinz, un altro grande della Goethe Zeit. Eh, vi rendete conto che Heinz non narrativizza le immagini, cioè non le mette in movimento, ma mette in movimento il processo compositivo che il pittore utilizza e, 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 e realizza eh, sulla tela. Per cui, Ciò che viene descritto è come il pittore poggia le cose sulla tela, i colori, le forme e via discorrendo. Devo essere naturalmente molto brutale e molto veloce, la partita più importante non si gioca né nella narrativizzazione delle immagini né nelle descrizioni diciamo, dell'azione del pittore, ma si gioca nella eh, narrativizzazione, nella dinamizzazione dello sguardo. E lì ci troviamo di fronte a monumenti assoluti che ancora oggi sono... Eh, diciamo eh, oggetto di studio in tutte quelle scatoline ci sono tante forme, tante possibilità, tante strade, ma vi cito ovviamente il caso più importante che è il caso di Diderot. Diderot eh, procede ad una narrativizzazione, ad una dinamizzazione dello sguardo dello spettatore nel quadro. Passa alla storia perché entra nei quadri di Vernet, cammina, passeggia, promenerle regarde, si legge nei salons e dove si dice appunto quello che vi permette di fare un'ecfasis è, è il fatto che io entri in un, eh, con lo sguardo in un, in un quadro, questi sono i quadri di Vernet, eh, chiedo scusa per la riproduzione scarsa che ho preso all'ultimo minuto, ma insomma voglio dire Vernet, stiamo parlando di un grande paesaggista chiaramente, e eh, eh, Diderot costruisce i... Eh, eh, i suoi quadri attraverso, uh, la sua, eh, frasi, scusate, attraverso una narrativizzazione, una mobilizzazione, una dinamizzazione dello sguardo del, eh, dell'osservatore nell'immagine. Ma ci sono alternative evidentemente, si può narrativizzare. Lo sguardo dello scrittore, del lettore sul fronte della ricezione o sul fronte della proiezione, per esempio Filostrato è un genio assoluto perché mette davanti a due quadri, ai quadri due, eh, due signori, il retore che racconta e il bambino, il ragazzino quattordicenne diciamo che... E non fa altro il retore che afferrare lo sguardo di questo ragazzino e spostarlo dentro il quadro, infilarsi o infilarlo nel quadro. Quindi c'è una narrativizzazione della ricezione eh, attraverso gli occhi diciamo, di questo ragazzino. Le storie continuano all'infinito, noi dobbiamo diciamo eh, eh, abbreviare, ma giusto per darvi un'altra possibilità: eh, se andate a eh, leggere alcuni passaggi straordinari, per esempio, per esempio di Hoffman, eh, il grande testo su Doge e Dogaressa, eh, la narrativizzazione dello sguardo è la narrativizzazione di uno sguardo. E non soltanto è lo sguardo di chi sta davanti, sono alcune persone che stanno davanti a questo quadro, a questa immagine diciamo, del doge o della dokeressa. Ma poi si capisce che eh, la, il pers i personaggi che stanno fuori sono i non sono altro che reincarnazioni dei personaggi che sono dentro, e ciò che si racconta è la narrativizzazione dello sguardo dei tre infilati dentro il, il testo, il testo nel senso dell'immagine, e via discorrendo. L'altra forma fondamentale di ecrasis sono le forme di integrazione, almeno io propongo di chiamarle così, poi non è detto che questa sia la strada finale che si potrà prendere. Esistono forme di ecrasis che si basano su integrazioni dell'immagine sotto forma di eh, eh, altri discorsi. La più celebre, la più importante, la più famosa chiaramente è l'integrazione sinestetica, quando chi descrive. E, e, e lascia parlare, lascia udire, lascia eh, emanare dal quadro eh, sensazioni che non sono appunto di tipo visivo ma sono di tipo tattile, di tipo acustico. Il capolavoro assoluto, inutile dirlo, è chiaramente il canto decimo eh, di Dante, dove appunto eh, eh, si parla del visibile parlare. Non mi fermo neanche un minuto, anche perché non ne avrei la competenza, ma tutti vi ricorderete che l'idea è quella appunto di sentire delle Ave Maria, di sentire dei cori, di odorare degli incensi, la descrizione delle immagini avviene attraverso processi sinestetici o molto più banalmente. La storia dell'arte, la storia della letteratura è piena di prosopope, cioè di sfigure che si mettono a parlare tranquillamente e attraverso ciò si descrivono e descrivono le immagini. Le forme di integrazione chiaramente possono essere di ordine sinestetico, possono essere di ordine ermeneutico, e cioè eh, tutto ciò che eh, il lettore o l'osservatore o il casuale. Eh, ricettore sa dell'immagine eh, e che quindi viene esibito come eh, interpretazione del quadro e attraverso questa interpretazione il quadro viene descritto. Vi eh, faccio soltanto diciamo così, eh, vedere alcune, alcune immagini, i trionfi della morte sono eh, particolarmente, eh, particolarmente gettonati, eh, mi è capitato di soffermarmi su alcuni di essi, eh, in particolare questo celebre, celeberrimo di Bruegel che trovate in Hoffman, così come lo trovate in Don Delillo, quindi un autore diciamo, del postmodern underworld, dove appunto la rappresentazione viene eh, eh, prodotta attraverso una integrazione di tipo, tipo ermeneutico. Ancora più affascinante dal punto di vista letterario, dal punto di vista della, eh, diciamo, integrazione dell'immagine con altro da sé, quindi con parole in questo caso, è l'integrazione eh, traspositiva, cioè quando l'immagine diventa il setting della narrazione, per cui voi vedete il quadro semplicemente perché dentro il quadro si muovono i personaggi della, eh, della eh, narrazione della, e, del, e del racconto. È la parte anche più divertente dal punto di vista ermeneutico perché, appunto, molto spesso tutto ciò è rivelato, ma molto più spesso ancora tutto ciò non è rivelato. Vi faccio un esempio di non rivelato, è questa immagine eh, che nessuno conoscerà, ma a cui io sono molto legato, perché è l'immagine della morte di Santa Rosalia ed è l'unico quadro tedesco costruito sul, sull'immagine di Santa Rosalia e Kaufman costruisce un intero racconto descrivendo questa scena e naturalmente nasconde... La fonte che appunto poi eh, un germanista deve trovare ed è anche molto contento quando la trova. E, e si capisce perfettamente che tutto il testo, stiamo parlando degli Isid del diavolo, cioè quindi di un'opera molto importante della letteratura tedesca, è costruita a partire da alcuni quadri, tra cui questo quadro. Ma poi ci sono casi. Ah no, forse non l'ho portato, amen, ma uno celeberrimo per esempio è la brocca rotta di Kleist dove è chiaro che tutto quello che accade nella brocca rotta è costruito su un'immagine, su un'incisione olandese e quindi di fatto assistiamo ad un'ecfrasis indiretta di un'opera che però è invece, invece facilmente riconoscibile, sicuramente facilmente riconoscibile ai contemporanei di Kleist. Ulteriore possibilità è, è eh, l'ecfasis che avviene attraverso la descrizione, eh, l'associazione la di immagini, dove delle immagini aiutano altre immagini e introducono altre immagini. E, eh, diciamo, ci sono tante possibilità, vi, vi cito soltanto quella più nota, una delle più famose che abbiamo a portata di mano, per esempio al Castello dei destini incrociati di. di mh, di, di Calvino dove appunto le immagini dei tarocchi costruiscono strategie narrative che sono anche strategie visive e viceversa. Andiamo avanti nel, negli scatoli e il prossimo scatolo è un altro scatolo che crea grossi problemi alla eh, ricerca letteraria perché anche lì siamo molto lontani da mettere diciamo ordine in questa riflessione, mentre lo studio sull'Ecfrasis, come avrete visto se non altro intuitivamente da tutti gli scatolini, è arrivato a un livello analitico molto forte, non grazie a me, grazie appunto a personaggi che abbiamo citato, e eh, la questione delle forme miste rimane un altro di, diciamo, di questi punti interrogativi. Ovviamente anche in questo caso esistono testi straordinari, ma tuttavia è, è ancora difficile. Eh, confrontarsi con una teoria dell'iconotesto lì dove diciamo, immagine e testo convivono eh, sufficientemente difendibile nonostante gli studi straordinari per esempio di Peter Wagner e di altri autori anche di Allen Montandon che citavamo poco fa però la verità è che manca una teoria dell'iconotesto lì per iconotesto si intende la giustapposizione di testo e di immagine anche lì, tra l'altro, si tratta di accettare un lavoro in controtendenza nella storia della letteratura che recupera tutto ciò che il canone ha escluso e che noi abbiamo considerato opere di secondo momento o che abbiamo semplicemente cancellato e dimenticato nella storia della letteratura. Ora vi farò degli esempi. Altra cosa è quella degli iconismi, dove invece la questione è, è dal punto di vista anche teorico, è ancora più difficile perché non si tratta di una giusta posizione, cioè di un testo e di un'immagine che convivono in un'opera, ma di un testo e di un'immagine che si sovrappongono totalmente in maniera tale che se sparisce l'immagine sparisce anche il testo e viceversa. È il caso per esempio della poesia visiva. E per darvi proprio il senso dell'enorme lavoro che bisogna fare di recupero di ciò che è stato occultato dal, dal canone e dalla riflessione teorico-letteraria, qui trovate al solito un elenco di cose che queste invece un po' si leggono, per fortuna, non prevedevo di dovere diciamo, parlare in un, in un teatro, di solito queste cose avvengono in, piccola, diciamo, in un piccolo contesto, ma eh, credo che tutti siete in grado di leggere e anche lì assaltare eh, di che cosa stiamo parlando. Beh, stiamo parlando di una storia infinita e parallela della letteratura che veramente abbiamo dimenticato, in alcuni casi proprio totalmente eh, rimossa. Gli emblemi, tanto per dirne una. Dove evidentemente assistiamo a una giusta posizione fra testo e immagine eh, eh, che si fecondano a vicenda ma che stanno però divisi, cioè sono due oggetti eh, distinguibili. Le relazioni fra tutto ciò ovviamente è stato pensato, eh, ma eh, il problema non è tanto pensare eh, che cos'è un emblema, cosa che è stata detta e anche a livelli molto seri. Il problema è trovare un eh, un, eh, come si dice, un riferimento teorico per tutte queste diciamo, accoppiate. Altro esempio, iconotesti sotto forma di eh, pitture che invece integrano eh, il testo. Il caso di Dante e Gabriele Rossetti è forse il più eclatante della storia della letteratura e della pittura, difficile dire da, da che parte deve stare, se pensate a questa Proserpina, Proserpina è celeberrima, dico al di là di tutte le suggestioni ovviamente letterarie e mitologiche, per il fatto che ci sono questi due cartigli che sono due composizioni autonome, indipendenti e dipendenti nello stesso tempo del signor Dante Gabriele Rossetti. E allora che cosa, che cosa è tutto ciò? Come si discute, in quale storia va a finire? Normalmente va a finire in due storie senza che queste due storie si parlino: una è la storia della pittura pre preraffellita, l'altra è la storia della letteratura inglese, diciamo eh, del secondo Ottocento. Lo stesso discorso si pone per la pubblicità, se vogliamo scendere un pochettino di tono, che è un icono testo che può essere anche molto complesso come è intuitivo, per il fumetto che non è ovviamente un giocattolo da bambini, se pensate che questo qui è Buzzati, che ha prodotto iconotesti molto interessanti nella sua storia, a un certo punto avete visto quel gattone tremendo che vi ho fatto vedere eh, all'inizio, quel gattone eh, che è testimonianza appunto del doppio talento di Buzzati, che come sapete era pittore eh, di, diciamo, di, di, di grande momento, Beh, quel gattone però sta dentro un ex voto, quindi un genere letterario e figurativo sul quale eh, Buzzati, sono i racconti della Valmorel, ritiene di doversi esercitare non la domenica quando ha nulla da fare, ma al cuore della sua produzione letteraria e quindi eh, pittorica. E poi non parliamo appunto dei fumetti che tutti credo conoscete eh, fumetti che hanno declinazioni più o meno nobili, ma immancabilmente vedete qui è uno degli ultimi libri di Umberto Eco che ritiene di dover costruire un iconotesto anche lui. Dicono testi sparpagliati nella storia della letteratura ce ne sono tanti, questi forse sono meno noti, ma sono due personaggi molto importanti della letteratura dell'infanzia tedesca e che eh, fanno capo a Bush, a William Bush. Vabbè, inutile dire che in questa storia ci stanno anche titani assoluti come. William Blake, su cui Vince ha scritto pagine indimenticabili, proprio lavorando su questa, eh, diciamo, eh, eh, questo doppio registro tra immagine e testo. Altri esempi possibili, per esempio, i Flugblatt tedeschi che nascono, soprattutto quelli della propaganda antipapista o antiluterana o comunque eh, di carattere civile, politico e sociale, che sono un continente sommerso nella storia della cultura e della letteratura. Questi sono alcuni esempi. Per non parlare poi della diagrammatica. Che eh, può essere considerata eh, diciamo, un fenomeno marginale della storia della filosofia, per esempio, e quindi diciamo, relegata così a pochi schizzi di pochi, di pochi personaggi eh, curiosi, ma può diventare un vero e proprio sistema, come, come nel caso, per esempio, della mistica, dove. È difficile dire se abbiamo a che fare con un disegnino di servizio o invece, come invece è, abbiamo a che fare con un iconotesto molto complesso, dove ogni singolo frammentino, questa è un'immagine di Jacob Böhme, eh, che rappresenta il mondo evidentemente, eh, eh, diciamo, l'integrazione fra testuale e, e, e visuale è molto, molto più imbarazzante, è molto più importante, è molto più piena di significato, chiaramente. Non parliamo poi diciamo, della, di una cosa che è stata molto enfatizzata negli ultimi anni nella ricerca letteraria, e cioè la presenza di mappe, carte geografiche e di caratteri diciamo, eh, eh, come si può dire, car cartografici nel testo, dalla mappa del, dell'isola del tesoro a, alla, alla biblioteca di, del nome della rosa, per dirne una. Altrettanto interessante è una deviazione, uno spostamento, un, uno spiazzamento al quale vi invito quando usciamo un pochino diciamo, dal supporto cartaceo. Ma non per questo andiamo in un territorio che non riguarda la letteratura e l'immagine. Per esempio, la, eh, vi faccio vedere qui il film di Greenway, molto eh, importante, dove il tema dello scrivere sul corpo è assolutamente centrale. E lo scrivere sul corpo, a parte che arte è arte tutt'altro che di secondo momento in determinati fatti culturali e antropologici, è un posto abbastanza, come si dice, eh, eh, inclinato dal punto di vista teorico e eh, nodo anch'esso da sciogliere in qualche modo per quello che riguarda la produzione letteraria e o barra figurativa. Scrivere sul corpo, che non ha soltanto diciamo, l'effetto postmodern di Peter Greenway, ma anche altri effetti molto meno, meno postmoderni. Pensate a questa straordinaria interpretazione di Blake, che produce questo iconotesto, dove letteralmente scrive sul corpo dell'Auconte. Direte voi non sul corpo, intorno al corpo dell'Auconte, ma c'è poi anche chi scrive sul corpo dell'Auconte. Sono alcuni artisti eh, contemporanei dove appunto i due momenti sono uh, assolutamente eh, eh, centrali. Vedo dalla tua impazienza che ci dobbiamo avviare alla, alla, alla fine. No, ah no, ah no, ah no, mi guardi solo così, no? pensavo che mi stessi rimproverando, no? Guardavi, però, mi stessimo, ma, insomma, mi, ma fra poco uh, concludiamo, non, non, non temere. Vabbè, inutile dire che poi tutto il mondo dell'ipertesto è un mondo che va analizzato, questo è proprio assolutamente banale, insomma, cerco di evitare di, eh, di citare questi casi, però è assolutamente chiaro che tutta la produzione ipertestuale di tipo letterario degli ultimi, degli ultimi decenni va interpretata come iconotesto. Più facile è immaginare il percorso, si fa per dire della poesia visiva e degli iconismi, cioè dei luoghi in cui immagine e testo non sono scindibili, comunque li si voglia. Interpretare. Non sono due cose che stanno ognuna per i fatti suoi e si associano in determinati momenti topici, ma sono consustanziali. Vabbè, qui non c'è bisogno di fare grandi commenti, ma penso che tutti, grossomodo, avete consapevolezza della tradizione della poesia visiva, anche lì un controcanone, qualcosa che la letteratura ha espunto. Dalle sue storie, la letteratura intesa come la tradizionale letteratura che si studia, diciamo, nelle accademie. Ed è un vero peccato perché eh, non soltanto ci siamo persi i tecnopegna eh, greci, ma ci siamo persi evidentemente eh, i. Mh, eh, come si dice? Insomma. I, eh, calligrammi di, di, di Apollinaire, così come ci siamo persi le Laudi alla Santa Croce di Rabbano Mauro, così come ci siamo persi tutta la poesia visiva barocca, tedesca e non solo tedesca, così come ci perdiamo eventualmente anche pezzi consistenti della poesia d'avanguardia austriaca, tedesca, inglese e via discorrendo. Questo è il famoso calligramma di Apollinaire. Ovviamente tutta la sperimentazione futurista, dadaista eh, e comunque delle avanguardie storiche. La straordinaria tradizione della poesia combinatoria che da Maria Stella del Caramuel arriva fino a, eh, quindi dal 600 per intenderci, arriva fino a no, ai mille miliardi di poemi. Così come ci siamo persi anche eh, eh, tutta la grande storia degli effetti di impaginazione. Questa è una pagina del Talmud eh, eh, che è argomento tutt'altro che secondario, come potete capire, nei rapporti fra testualità e visualità, oltre che come si dice oggi, fra testualità e ipertestualità e chi più ne ha più ne metta, diciamo. Così come ci siamo persi tutta la storia dei pittogrammi, in questo caso stiamo parlando proprio di che no. Ma la parte più impegnativa eh, dal punto di vista teorico è certamente quella che interviene sulla questione delle omologie tra visualità e eh, eh, verbale, diciamo, dimensione verbale, testualità, e una parte particolarmente impegnativa perché qui veramente siamo molto poco attrezzati dal punto di vista teorico. Abbiamo difficoltà anche di tipo lessicale ad intenderci su che cosa stiamo facendo esattamente quando ci occupiamo di un'omologia. Già la parola omologia fa un po' tenerezza perché, come capite, ricorda scenari culturali molto lontani. Una parola di Lucien Goldman quando parlava delle omologie strutturali tra una struttura diciamo economica e sociale e un un fatto letterario e quindi, insomma, c'è il rischio che qualcuno diciamo, vi insulti come vetero marxista quando, parlate quando dite soltanto la parola omologia. Tuttavia, voglio anche qui segnalarvi almeno due grandi filoni. e, e, e Per intenderci, per esempio, in questa settimana che mi è stata graziosamente concessa dalla Fondazione San Carlo, abbiamo lavorato su uno dei quadratini di questo diciamo, schema e cioè quello delle omologie strutturali tra eh, eh, testo e dispositivi della visione, che è soltanto però un piccolo tassello all'interno di un contesto molto più ampio, molto più ricco, molto più articolato. Se proprio lo vogliamo semplificare al massimo, e vi chiedo scusa perché qui effettivamente normalmente i teorici della letteratura insorgono, spero ce ne siano pochi qui dentro, eh, teorici della letteratura, insorgono perché dicono no ma non è possibile, è troppo facile così, ti sei dimenticato, ci manca questo pezzo, sì, è tutto chiaro, manca un sacco di, di roba e c'è una grande indecisione eh, terminologica che rende tutto ancora molto eh, rozzo dal punto di vista teorico, però certamente dobbiamo occuparci di queste cose, in un modo o nell'altro dobbiamo trovare la maniera per occuparci di queste cose, alcuni ovviamente l'hanno fatto in maniera straordinariamente ricca, parlo di colleghi teorici della letteratura e eh, storici della letteratura, e allora cominciamo dal livello più semplice, le omologie tematiche, nel senso di temi che eh, si scambiano e si spostano costantemente dal verbale al visuale e via discorrendo. Qui il campo è veramente infinito. Gli scatolini, come vedete, continuano a crescere, non è detto che siano quelli definitivi e vi prego di prenderla come un'ipotesi possibile, anche se molto elaborata, e, e, e insomma, nei limiti di, quelli, di quello che posso fare io e che fanno altri colleghi che lavorano a questo progetto, però certamente chiunque abbia un minimo di dimestichezza nella letteratura capisce che c'è un transito continuo in termini tematici dal visuale al. Al, eh, al, al verbale per esempio in termini di metafore che potremmo definire assolute è un termine piuttosto eh, imbarazzante e impegnativo perché è un termine come sapete eh, blumenbergiano però sono metafore che siccome non si possono sciogliere in concetti direbbe Blumenberg eh, si presentano insomma come del, eh, dei macigni che si spostano da un punto all'altro della nostra, diciamo, indiadi e che eh, si ripresentano <coughs> e inducono per lo più i letterati a parlare di figure archetipiche, a parlare di miti, a parlare di simboli, di motivi, insomma sono dei massi però molto erratici che appunto qualche volta stanno dentro la testualità e qualche volta stanno dentro la visualità. Lì trovate una serie di esempi di queste metafore assolute, insomma, dalle, dalla torre di Babele alla biblioteca, alla muraglia cinese, a mitologie dello sguardo che sono mitologie eh, eh, decisive per la visualità, ma anche per, la, eh, verba, per, per il verbale, per la testualità, per non parlare poi di alcune mitologie dell'immagine che hanno una loro vocazione del tutto personale, si potrebbe dire, a trasformarsi in mitologie. Diciamo letterarie, pensate al tema dell'Apocalissi, tanto per dirne uno, poi c'è un altro eh, livello che è quello dei grandi paragoni. Pensate, per esempio, a tutta la grande speculazione di Hugo sul rapporto fra Bibbia e piramidi, fra Iliade e Partenone, fra Shakespeare e le cattedrali. Se avete letto il libro di Hugo sul, su Shakespeare questo tema è assolutamente, assolutamente presente e non dimenticate che alcune costruzioni straordinarie della letteratura, per esempio la Recherche, viene modellato sul modello strutturale delle cattedrali, quindi è una cattedrale, un'opera cattedrale, diceva appunto Proust. Poi c'è un livello molto più semplice, ma non per questo meno impegnativo dal punto di vista della storia letteraria, che è quello appunto della storia degli artisti, della vita degli artisti, della delle forme che poi nella, nella tradizione letteraria si chiamano Kunstler-Roman, Male-Roman e via discorrendo. E infine c'è una dimensione eh, tecnologica molto importante ed è questo il tassellino che abbiamo esempio, sviluppato in questa settimana eh, in, con i dottorandi e gli specializz specializzanti della scuola. Eh, della Fondazione San Carlo eh, eh, il rapporto fortissimo che in termini tematologici si instaura tra dispositivi della visione e eh, eh, letteratura. La letteratura è piena di eh, quelli che Amon chiama tecnemi, cioè finestre, porte, muri, specchi, vetrine, eccetera, eccetera, che organizzano non soltanto i flussi della visualità e della corporeità, ma organizzano anche i flussi diciamo, della narrazione, così come è facile per esempio cogliere eh, eh, come si dice, somiglianze tematiche, nessi tematici, omologie tematiche tra eh, testi eh, in alzato, testi in pianta e appunto... Eh, eh, pensate per esempio, giusto per fare un, una citazione, alla casetta eh, di Perec della vita istruzioni per l'uso, no? che organizza il testo ma organizza anche ovviamente la casa propriamente detta dove tutto si sviluppa. Vi faccio vedere solo alcune immagini, ma giusto per suscitare delle curiosità, provate a sciogliere il nodo dell'Apocalisse, non nelle illustrazioni. Eh, del, dei beati quindi non nelle questioni molto complicate che riguardano l'iconografia sacra ma anche semplicemente nelle ultime pagine del libro eh, di Eco dove come sapete a un certo punto Eco eh, produce una eh, mimesi delle, delle illustrazioni del beato in particolare questa di Gliabana e eh, lo fa con i suoi fumetti, con i fumetti della sua, della sua diciamo, esperienza personale. E eh, il tema diciamo, eh, dell'Apocalissi, eh, che è un'Apocalissi reale, come sapete, finisce molto male la storia diciamo, di Eco: è però anche eh, automaticamente un'Apocalissi eh, diciamo, generale, un'Apocalissi in senso stretto, una rivelazione in senso stretto, e tutto ciò viene visualizzato. Oltre che raccontato evidentemente con questo, con questo gioco. Interessante è la festazione di Eco, lo dico giusto per chi volesse anche approfondire, come vedete qui c'è eh, diciamo la scena. Di queste quattro figure che gravitano attorno al trono, che sono Apud Tronos e Super Tronos, e giustamente dice Eco, nessuna illustrazione eh, dell'Apocalisse è riuscito mai a eh, rappresentare questo movimento vorticoso intorno al trono. Eh, forse non ci sono riuscito neanch'io direbbe approfittando diciamo, guardandola sul suo giochino qui fatto con gli eroi eh, dei fumetti ma questo è stato il desiderio eh, espresso da una cultura che ha dovuto aspettare la nascita del cinema per ottenere finalmente un'immagine in movimento ma che era totalmente prefigurato persino nelle, nelle tavole dei, nelle illustrazioni eh, diciamo dell'apocalisse della prima ora per tornare invece ai dispositivi della visione è chiaro che tutte le logiche di ingrandimento, rimpicciolimento eh, dovute a tecnologie della visione del tipo microscopio, telescopio eccetera hanno fortemente determinato tematicamente la letteratura. Da questa strana cosa, scusate io poi salto perché siccome ne ho parlato per quattro giorni sembra una cosa ovvia, ma questa è la prima rappresentazione di una pulce. Eh, fatta in un infolio eh, da Robert Hooke che scrive il primo grande trattato di micro, diciamo, di micrografia, si intitola proprio così, di microbiologia eh, però spettacolarizzando moltissimo con queste tavole straordinarie, queste cose che per la prima volta si vedevano nel Seicento attraverso i microscopi in questo caso una pulce eh, in questi giorni appunto qui alla Fondazione abbiamo parlato di Mastro Pulce che è un testo di Hoffman in cui questa Pulce è il protagonista diciamo assoluto ed è chiaramente il prodotto di una eh, transizione molto forte, molto complessa tra istanze della visione e istanze narrative. Lo stesso discorso, scusate, lo stesso discorso vale per questa immagine. Quindi, Lì stiamo parlando di 600 eh, e di rivitalizzazione del 700, la storia continua, per esempio Filippa Monne ha molto lavorato sulle transizioni eh, tra eh, visuale e testuale in opere come quelle di Verne, qui vedete il, il Nautilus che è un, non è altro che una finestra eh, sottomarina che circola con tutte le implicazioni rispetto alla visualità che eh, 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 ciò comporta. Mi avvio alla conclusione saltando alcuni passaggi eh, che vi do soltanto così un attimo come suggestione, perché certamente eh, la partita più importante si gioca sul fronte non delle presenze tematiche di fatti visuali in fatti letterari, e viceversa, abbiamo detto naturalmente. Perché lì bene o male siamo attrezzati, siamo abituati a fare tematologia, sappiamo che quando c'è Medusa c'è uno stereotipo dello sguardo, quando c'è un labirinto c'è un altro stereotipo dello sguardo, ma allo stesso tempo della performance, dello spazio, delle geografie più o meno implicite, quello bene o male lo sappiamo fare, un po' meno sappiamo indagare fino in fondo sulle omologie strutturali, che hanno facce molto diverse l'una dall'altra. Vi faccio soltanto anche qui in maniera molto brutale un elenco, appunto perché questo vi avevo promesso, cioè un catalogo eh, di campi di ricerca possibili. Il catalogo, diciamo, l'ultima eh, sezione è quella appunto dedicata alle omologie strutturali. Omologie strutturali che diciamo, eh, si articolano in cose macroscopiche. Pensate per esempio alla questione del look pittura poesis dal punto di vista poetologico del paragone, della discussione sulle arti sorelle, del pittorialismo in letteratura e via discorrendo. E anche qui diciamo le cose sono abbastanza chiare. Un po' meno chiare e un po' meno studiate sono invece le omologie strutturali sul fronte semplicemente lessicale. Pensate per esempio a tutta la transizione di terminologie della visualità, anche e soprattutto della spazialità, dell'architettonica, nel discorso teorico letterario. Prospettiva, punto di vista, decorum, disposizio design, structure, plot, proporzione o proportion, secondo di come la vogliamo dire, e via discorrente. Lì è un campo di battaglia ancora relativamente, ci sono degli studi molto importanti in questa direzione, molto localizzati. Perché si è sempre creduto che ci sono dei momenti di maggiore o minore diciamo, fibrillazione di questo lessico, però è assolutamente evidente a tutti che da Aristotele eh, ai nostri giorni eh, diciamo, eh, questo tipo di eh, omologia tra riflessione poetologica, strutturazione della letteratura e eh, fatti visuali è molto forte, così come interessante e tutt'altro che risolto sono le scelte, ancora una volta lessicali che si fanno attraverso eh, diciamo, un'analisi, eh, una storia diciamo, dei titoli, per esempio delle riviste o dei luoghi in cui si produce letteratura. Quanti luoghi della letteratura si chiamano museum, Pantheon, magazzino, esposizione, salon, tableau? builder e via discorrendo, panorama, diorama, fantasmagoria, caleidoscopio, capriccio, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questo è un campo abbastanza interessante. E eh, però per concludere ovviamente non cito tutte le cose che sono nascoste qui dentro, per concludere, qui è un'immagine appunto dei tableaux de Paris interessante spiegare perché avviene una cosa di questo tipo, così come è interessante spiegare perché improvvisamente si opti per esempio per una forma panoramatica, una forma dioramatica per la scelta non soltanto del titolo ma anche della strutturazione interna del testo letterario. Ma eh, concludo, se mi permettete, con un'immagine diciamo, a me molto cara che è questa e che spero si veda. ...che mette in scena un dramma, diciamo, delle omologie strutturali eh, come mai forse ve ne sono, ve ne sono stati, diciamo, nella storia della, della letteratura e della pittura. Si tratta di un quadro di Schinkel, del grande Karl Friedrich Schinkel, cioè uno dei grandi nel neoclassicismo tedesco, per non dire uno dei più grandi eh, architetti di tutti i tempi, ovviamente, no? che però per un certo periodo della sua vita fu costretto a fare, fare solo pittura, eh, oltre a fare panorami e altre cose importanti per la letteratura, ma mh, per via delle occupazioni napoleoniche di Berlino. E eh, eh, quello che vedete qui è quello che rimane di una gara fra arti sorelle. Eh, che cosa succede? Succede che nel salotto, che peraltro si chiamava Christliche Deutsche Gesellschaft, società, eh, anzi Tische Gesellschaft, diciamo società eh, eh, cristiano-tedesca, che chiaramente la dice lunga sui personaggi che ci stavano dentro e sul tipo di atteggiamento ideologico che avevano, e si incontravano alcuni nomi importanti della cultura berlinese del tempo, appunto da Schinkel a Brentano, Brentano Clemens, cioè e e Be Brentano Bettina, più nota per i suoi rapporti con Goethe di quanti invece, eh, invece altrettanto importanti rapporti in punto con Schinkel e che in qualche modo costituiva il centro di questa società tedesco-cristiana. E, e lì però c'erano anche personaggi diciamo, regolarmente presenti, come Zollger, i grandi della filosofia berlinese di quel periodo, Schleiermacher, ovviamente, eccetera e eh, una di queste sere i due cercano di mettere in scena eh, il piccolo dramma delle arti sorelle il piccolo dramma del paragone il piccolo dramma dell'utpittura poesis e la cosa funziona così per quanto strano possa sembrare proprio quest'anno tra l'altro a Berlino è stata fatta una mostra su tutti i lavori preparatori e su tutto quello che è rimasto diciamo di questa gara la gara consisteva nel fatto che a un certo punto Brentano raccontava una storia dal vivo, Clemens Valentano, una storia eh, molto toccante, che adesso vi riassumo brutalmente, eh, nella quale eh, ovviamente caricava tutto quello che era possibile caricare dal punto di vista del simbolismo cattolico. Ovviamente l'oggetto della discussione era sempre la, eh, come si dice, eh, eh, il pensiero, eh, la filo una filosofia e un pensiero eh, cattolico. In un contesto, come sapete, eh, eh, culturale completamente diverso, e, mh, la tesi ovviamente di Brentano è che non c'era nessuna forma della pittura che potesse rappresentare la complessità del simbolismo eh, religioso eh, che lui avrebbe espresso nel racconto. Manco a dirlo, in contemporanea con il racconto, di questo ci rimane traccia in un resoconto di un certo Walter Gropius, che non è il Walter Gropius architetto che tutti conosciamo del Novecento, ma un nonno, bisnonno di, del, del Gropius, un imprenditore di panorami, uno che faceva soldi facendo spettacoli. Eh, con eh, questa strana macchina che si chiamano panorami. bene eh, eh, Gropius ci racconta che i due si mettono lì in contemporanea, l'uno a raccontare e l'altro a schizzare. Gli schizzi sono presenti, ancora oggi sono alla Kunstbibliothek. Questo è il quadro poi realizzato evidentemente molto dopo con una serie di accorgimenti che chiaramente l'immediatezza eh, del racconto eh, avrebbe... Eh, come si dice, eh, proibito, chiaramente, e eh, mentre Brentano racconta, eh, Schinkel disegna. La storia è una storia molto commovente perché è la storia di un eh, guardiacaccia eh, che muore, eh, il che è quello che rimane diciamo, nel castello a presiedere diciamo, e a difendere questa eredità del castello, questo guardiacaccia muore, viene eh, trasportato dall'altra parte del fiume, io credo che qui non si riesca a vedere questo dettaglio, penso che c'è una barchetta in mezzo in mezzo a quel laghetto, quel fiume, insomma quello specchio d'acqua, in quella, in quella mh, barchetta c'è la, 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 la bara di questo guardiacaccia che viene seppellito dall'altra parte del fiume e però appunto la sua anima eh, resiste e si ripresenta nella storia attraverso tutta una serie di trasformazioni simboliche molto interessanti dal punto di vista della teologia cattolica o comunque del simbolismo cattolico che tutti questi signori frequentavano in maniera un po' diciamo da bricolaire del cattolicesimo per cui se ne inventavano di tutti i tipi e eh, il tema era cioè, come faccio a rappresentare il ritorno dell'anima e ritorno dell'anima eh, al castello, questa diciamo rioccupazione eh, del castello Sotto forma di anima e il buon Schinkel, mentre Brentano va raccontando, cerca in tutti i modi di rappresentare questo ritorno dell'anima. E allora costruisce tutto un itinerario molto complesso che corrisponde alla vita del guardiacaccia e a tutte le simbologie cattoliche che vengono legate ovviamente al guardiacaccia, soprattutto in area germanica. Per cui vedete, per esempio, nell'angolo ci sono due bambini che giocano con i soffioni che stanno su dei meloni che sono simboli di fertilità. I soffioni sono invece ovviamente eh, metafora per l'anima, poi si passa davanti a questa quercia che come sapete è l'asse del mondo nella mitologia germanica, cattolicizzata a maggior ragione, a forziori nel caso specifico eh, di eh, Schinkel, al centro di questa quercia come vedete c'è eh, un bersaglio con una freccia, eh, allusione eh, molto precisa a... Eh, una, eh, come si dice, al, eh, ad un eh, mito diciamo, religioso germanico, e poi alla fine c'è quel, quel, quel cervo che è chiaramente una controfigura cristica e eh, che rientra diciamo, sotto forma di cervo, eh, appunto portando diciamo, eh, l'anima al castello di nuovo. In una serie di posti nascosti ci sono ovviamente altri simboli cristici, per esempio il pavone, vedi Insomma, i due fanno una gara e eh, Schinkel riesce a tenere testa a quella specie di macchina eh, narrativa che, che è Brentano e tutti se ne vanno la sera, per testimonianza di tutti i presenti, da Solger fino a Gropius, eccetera, se ne vanno con la convinzione che eh, le due arti eh, potessero eh, diciamo, essere considerate semanticamente eh, equivalenti, altrettanto potenti, con i mezzi della pittura e con i mezzi della, della, eh, della narrativa. Ma appunto di gara si tratta, di battaglia si tratta in qualche modo, di sfida si tratta. Allora forse è il caso di eh, attestarsi e di rileggere in qualche modo, scusate se vi riconduco all'inizio del testo, forse è il caso di rileggere attentamente queste frasi che all'inizio vi mettevo così come frasi peraltro di autori molto moderni, modernissimi. Peter Wagner o Peter Wagner, come ormai si dice perché vive negli Stati Uniti, eh, si occupa di iconotesti, Mitchell si occupa di cultura visuale, Heffernan è un grande scrittore eh, di ekphrasis e, e la Langer è, come è noto, un'estetica, tra virgolette, eh, molto importante. E allora queste frasi, queste, queste, queste indicazioni no? in cui Wagner dice si tratta di una vera e propria guerra in un mezzo e tra i mezzi, in un mezzo e tra i mezzi, Mitchell parla di una guerra, di una battaglia per il territorio. Addirittura Efferman fa tutta una teoria gender molto alla moda, anche se lui è un classicista serissimo e si occupa dell'Odissea. E però gli viene in testa questa faccenda che eh, il, diciamo, il testo è maschile di contro all'immagine femminile e che questa grande battaglia gender ha determinato tutta la storia, dall'Odissea appunto ai poeti moderni, eh, Wallace Stevens, eccetera. Per non parlare poi della Langer, che è ovviamente è lontana da ogni passione genere, però si tira fuori questa metafora molto interessante, questo raccontino molto interessante, in cui dice che non ci sono matrimoni riusciti nell'arte, ma soltanto violenze sessuali riuscite, Beh, forse allora diciamo, se eh, diciamo, adesso in maniera molto eh, sintetica ripensiamo a queste frasi che all'inizio potevano sembrare così un po' avventurose, certamente fuori contesto, alla luce. Alla luce della eh, piccola battaglia, che è una battaglia che peraltro non è inutile dirlo, dura in un dibattito di alcune settimane fra i due, evidentemente, che erano molto amici per altri motivi, e che produce poi alla fine questo straordinario quadro e il testo di, di Brentano, e allora forse ci viene più facile comprendere anche e soprattutto l'altra frase che vi eh, segnalavo, la frase di Mitchell. Che sembrava tutta inclina, diciamo, a eh, come si dice a, a ludere ad Abu Ghraib, alle violenze, alle torture, a queste immagini che hanno circolato abbondantemente in occasione delle varie guerre condotte dagli americani per comprendere come non si tratta più semplicemente di omaggi alla società dello spettacolo o battute interessanti in un'epoca in cui ovviamente le prospettive gender sono sempre molto alla moda e sempre dappertutto, ma che forse è possibile Trovare dentro questo tipo di soluzioni, dentro questo tipo di formulazioni, una profonda verità della storia di cui stiamo parlando, che è la storia di un'inesausta eh, diciamo, contesa in cui ci sono dei perdenti, in cui ci sono dei fallimenti, in cui ci sono delle, delle tragedie, in cui ci sono delle cancellazioni, come abbiamo visto. Eh, per colpa diciamo, di un canone non incline a sopportare i momenti di massima tensione tra i due media. Pensate alla poesia visiva, ma manco si insegna nelle scuole se ci pensate un momentino. E perché? E beh, perché probabilmente in gioco non è semplicemente eh, il, come si dice, la qualità letteraria o artistica di un, eh, di un, di un, di un oggetto, diciamo, eh, di una produzione diciamo, artistica, ma in gioco è sempre qualche cosa di più. Appunto, l'inesausta e disperata diciamo, alternativa, alternativa fra testuale e visuale. Abitare questo territorio l'abbiamo capito, spero che di avervelo almeno trasmesso come eh, stimolo: è estremamente pericoloso, eh, pericoloso e soprattutto destinato in alcuni casi al fallimento. Pensate che persino Roland Barthes deve inventare una metafora straordinaria che dice molto bene, ma che anche questa è imbarazzante, quando dice, per esempio, che in fondo si può immaginare il rapporto fra testo e immagine, ed è Roland Barthes, non è l'ultimo arrivato, come qualcosa che è, da un lato è ovvio e dall'altro è ottuso pensate alle connotazioni, visto che parliamo di Roland Barthes possiamo usare questa parola, per delle connotazioni diciamo, culturali dell'ovvio e dell'ottuso è un disastro da dovunque la vediamo, insomma l'ovvio è l'ovvio e l'ottuso è per giunto ottuso e però su questo territorio ci muoviamo quando abbiamo a che fare col rapporto fra testo ed immagine e quindi non le magnifiche sorti progressive del canone non le magnifiche sorti progressive dei successi dei successi dei grandi scrittori o dei grandi pittori, ma qualcosa che ci costringe invece a eh, percepirci come, eh, così eh, permettetemi una metafora, appunto, eh, una umanità diciamo, eh, diciamo lacerata e con grandi difficoltà a gestire diciamo, i due poli della contraddizione. Grazie.